Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un dolce classico e intramontabile in versione estiva, la torta della nonna gelato. Inizio la mia ricetta preparando la farcitura per la torta. Preparerò una crema pasticcera con 250 ml di latte, 2 tuorli, 75 g di zucchero semolato, 40 g di farina e una bustina di vanillina. Trasferisco il latte in una pentola e aggiungo la vanillina. Metto sul fuoco e faccio riscaldare un paio di minuti, poi spengo. Nel frattempo preparo il composto da aggiungere al latte. Separo i tuorli dagli albumi. Lavoro i tuorli con lo zucchero. Infine incorporo la farina alternandola con un po' di latte che ho preso dal totale e che ho precedentemente riscaldato. Preparato il composto, lo aggiungo al latte e faccio cuocere a fiamma bassa, girando continuamente con un cucchiaio di legno. Quando il composto raggiunge una consistenza da me desiderata, spengo e lo trasferisco in una ciotola. Copro il tutto con una pellicola trasparente e faccio raffreddare completamente. Nel frattempo preparo la base. Utilizzerò 200 g di biscotti e 100 g di burro. Metto il burro in un pentolino e faccio sciogliere a fiamma bassa. Nel frattempo trasferisco i biscotti in un robot da cucina e li trito finemente. Dispongo i biscotti tritati in una ciotola, unisco il burro fuso e mescolo con un cucchiaio di legno. Fatto questo, trasferisco il composto in una tortiera a cerniera del diametro di 20 cm, che ho precedentemente rivestito con carta forno bagnata e ben strizzata. Faccio pressione con il palmo della mano in modo tale da avere una base ben compatta e metto in frigorifero per 30 minuti. Quando la crema pasticcera è ben fredda, preparo i restanti ingredienti. Trasferisco in una ciotola 250 g di mascarpone, lo schiaccio con la forchetta e aggiungo gradualmente 70 g di zucchero. Unisco le due creme e le lavoro accuratamente con una spatola. Prima di assemblare la torta, riscaldo in forno per circa 2 o 3 minuti 20 g di pinoli, che utilizzerò per decorare. Ed ora concludo la mia torta trasferendo la crema sulla base ormai ben fredda. Decoro con pinoli e metto in freezer per 3 o 4 ore. È opportuno estrarla dal freezer almeno 15 minuti prima di consumarla. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!